Ciao a tutti, siamo i ragazzi del liceo Leonardo da Vinci di Floridia, indirizzo di scienze applicate con sperimentazione di robotica. A causa del coronavirus e del lockdown, siamo tenuti al distanziamento sociale. Sono stressato per questo coronavirus. Quando una persona è stressata, aumenta il suo battito cardiaco, ha difficoltà a concentrarsi, ha disturbi del sonno, si sente confuso e annoiato. Questi sintomi sono amplificati nei ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Mi sembrerebbe un'idea geniale. Poi, come vi rilassate? Io disegno personaggi e ascolto storie. Io ascolto musica. Io faccio attività manuali. Io faccio attività fisica. E se monitorassimo il battito cardiaco? E se creassimo un altro che fa tutto questo? E se progettassimo un sito web? Abbiamo iniziato dall'idea di monitorare lo stato d'ansia dei ragazzi, rilevando il battito cardiaco da un sensore connesso ad una board Arduino Uno, opportunamente programmata. I dati ottenuti sono stati inviati a un'app mobile che abbiamo appositamente creato. Ma non ci siamo fermati qui. Visto che siamo tutti fisicamente distanti, abbiamo voluto estendere il nostro lavoro, creando un sito web ricco di consigli e trattamenti digitali, di rilassamento e di riduzione dello stress. Possiamo trovare proposte per attività fisica come contapassi, esercizi di movimento, approfondimenti sportivi ed alimentari, in accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Area relax con podcast di favole rilassanti e piccoli video per migliorare la respirazione. Aria, musica con playlist rilassanti. Aria, giochi con proposte educative di gamification da noi codificate. Area Tinkering, in cui abbiamo progettato con la stampa 3D e programmato con Arduino Nano delle attività manuali bio rilassanti con piante che emettono melodie e giochi di luci se toccate, sfruttando le sensazioni cinestetiche, visive e uditive. Il diario delle emozioni consente ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico non verbali di selezionare l'emozione che ha caratterizzato la propria giornata attraverso semplici pittogrammi, KA, comunicazione aumentativa alternativa, per sentire mediante un sintetizzatore vocale l'emozione selezionata. Come visione futura ci piacerebbe estendere il progetto realizzando delle applicazioni in realtà aumentata per creare dei mondi immersivi. Un'altra visione futura riguarda l'area dell'intelligenza artificiale. Vorremmo personalizzare l'app con un algoritmo di machine learning allenato e personalizzato in base alle emozioni dei ragazzi. Cerchiamo di promuovere il benessere psicofisico dei ragazzi con bisogni educativi speciali e non solo, con il sogno di realizzare in futuro una terapia personalizzata.